Ciao a tutti ragazzi, qui è gli Spartano 117 ed eccoci col 27esimo episodio di Road to Dogs, in cui userò uno spectre con calcio, che come ci ho detto in precedenza non mi ricordo come, cioè chi me l'aveva chiesto. Sì, ho già sbagliato il 28, fa niente, comunque. Lo spectre è un'arma, forse la mia preferita, diciamo, in questa categoria di armi. Non so perché mi piace molto come è fatta, così a forma, ma è anche forte come arma, caricatore di 30 colpi, al contrario di molte altre pistole mitragliatrici, o mitragliette come si chiamano comunque, che così si può anche non usare caricatori aumentati, ed è molto buona secondo me, anche in partite normali non veterano, diciamo, come potete vedere dal video. E insieme a quest'arma userò sciacallo mira stabile, perché secondo me con le mitragliette mira stabile è obbligatoria e hacker dovrebbe essere. Comunque è un'arma che uso molto volentieri, perché vabbè, già detto il perché, non c'è bisogno che lo ripeta, e quindi ve la consiglio veramente. Poi con un calcio anche abbastanza precisa, quindi anche dalle lunghe gittate, bene o male, con brevi scariche si possono fare kill. E vabbè, questo è quello che ho da dire sull'arma, visto che comunque mi dedico molto ai fucili d'assalto e le mitragliette le lascio un po' in disparte, non posso dare più di tanti consigli. Parlando della mappa, Cracked è una delle mie mappe preferite dai primi tempi. E boh, essenzialmente all'inizio basta stare attenti perché piovono granate da parte a parte della collinetta, per così dire. Per il resto gli avversari sono un po' in tutta la mappa, quindi cioè non ho da dire, come detto per esempio il launch che arrivano, no, launch, cazzo dico, summit che arrivavano da un lato, dall'altro, così. Qui bene o male sono sparsi uniformemente gli avversari. E quindi non c'è. Quindi giocate normalmente, voglio dire, che io sappia, non ci sono posti per passare, per aggirarli, per così dire, perché camperano un po' ovunque, diciamo, perché o in questa casetta col simbolo della pace o nella casetta di fronte qualcuno c'è sempre, quindi passare di lì o senza farsi notare, non è notare, sono cinese, o senza farsi notare, o comunque passare, puoi sperare che questo non ti veda. Che è la stessa cosa di quello che ho detto, vabbè. È impossibile, diciamo, conviene sempre ucciderli perché magari riesci anche a passare, poi però si affaccia e ti uccide da dietro. Quindi prima di diciamo passare da una bandiera ad A, per esempio, a C o viceversa, conviene sempre secondo me passare in una delle due casette, la più vicina ovviamente. E quando si gioca in dominio, secondo me è bello, cioè è meglio, diciamo, chiuderli su C, perché comunque si ha una visione migliore per il fatto che dalla collina qua poi scendi e poi sono in salita la strada principale, quindi diciamo hai un po' di vantaggio. E boh, questa è un'opinione, queste sono opinioni molto personali che vi do, perché comunque rispecchiano il mio modo di giocare, cioè io gioco in un determinato modo e quindi ho notato questi fatti, diciamo, e quindi boh, spero che possano essere anche utili a voi. È una partita molto lunga e sinceramente odio dominio quando le partite si allungano oltre 10 minuti, non tanto perché ci metterò secoli a uploadarle, che poi va bene, è una questione di minuti, però cioè minuti, di ore, però dominio, cioè demolizione, le partite superano i 20 minuti. Qua in dominio di solito spero, cioè di solito spero, invece quando durano intorno ai 7-8 minuti, quando superano i 10 minuti, 10 minuti che è combattuta fino alla fine, ma sì, è bello perché è combattuta, però preferisco vincere con un po' di scarto, diciamo. E boh, in questo video volevo parlarvi di un argomento, ed è l'argomento camper, diciamo, che
come tu, cioè, come tutti, quando si viene uccisi da un camper si rosica. Allora, sebbene io ne abbia già parlato dicendo che ognuno è libero di giocare nel modo in cui vuole, quindi se uno fa il camper o meno, non vi dà fastidio, vi dà fastidio morire, però vuol dire, suo modo di giocare, lui ha speso i soldi, lui gioca come c'ha voglia, e questo è quello che ritengo giusto. Perché non puoi pretendere che uno non camperi, anche perché c'è gente che i giochi di guerra li vede molto più surrealistico, e qui di sicuro qualcuno dirà, ma COD non è realistico, vai su Battlefield, bla bla bla. Alcuni non sono d'accordo col discorso camperare, neanche a me piace, come vedete nei miei video io non è che stia fermo in angoli per secoli, ad alcuni magari piace, e scusate qua però non potevo fare a meno di farvi notare quanto quello lì fosse stato fesso a piazzare un'infiltrazione tattica che guardava un muro, quando giocavo stavo morendo da ridere, infatti ho detto il microfono che non si spegneva più. E comunque stavo dicendo, il discorso camper sta venendo sempre più frainteso per così dire, perché capita anche per esempio, sono qui, giro l'angolo, c'è uno che casualmente era spawnato qui, passava, mi uccide e viene da dire è quel camper. No, il camper è uno che campera, cioè camper diciamo, sta in un angolino con vabbè, Claymore così, uno che sta beh, in questa casetta no, perché beh. Uno che sta per esempio mappa di MW2, visto che molti amano più MW2, per esempio estate, uno sta nella casa principale dove tutti vanno, quello non è camper perché non sta in un angolino, semplicemente non è un rusher, e non è che o rusher o camper, quelli sono gli estremi, o il camper sta troppo fermo, il rusher si muove troppo, e secondo me quindi diciamo un semi rusher ma qualcosa di ancora meno equilibrato diciamo, però no, cioè, non è camperare perché non si può sperare che uno si muova per tutta la partita, cioè uno cosa deve fare per non essere considerato camper? Stare in mezzo alla mappa dove non ci sono ripari, niente? No, sebbene io come già detto in precedenza al discorso camper, io accetto che uno camperi, cioè mi dà fastidio morire, però non mi dà fastidio, lui ha speso i soldi per il gioco, lui gioca come vuole e questa è la cosa giusta secondo me, perché uno dice, ma rovini il divertimento agli altri, no, non rovini nessun divertimento, tu che lo vai a uccidere con il lanciapuffi piuttosto che con le granate rovini il suo divertimento, e quindi, cioè secondo me, voglio dire, ognuno deve giocare come vuole. E come stavo dicendo, viene molto frainteso anche da me perché quando uno mi uccide magari gli do del camper anche se non lo è. Però bisognerebbe per tutti i player fare un esame di coscienza, diciamo. Anche quando si dice quello mi ha ucciso perché gli aimbot, quello mi uccide perché i glitch, quello perché qua, quello per quella, perché là. Per fare stronzate. Però magari è semplicemente che non si riesce ad accettare il fatto di essere morti, essere battuti in uno scontro, per così dire. E quindi boh, spero che il discorso sia stato utile a alcuni, perché me com cioè, come già detto, me compreso, quando uno mi uccide, ma a volte gli do, cioè, a volte gli do spesso, vabbè, a volte gli do del camper anche se non lo è, però questo discorso viene, cioè, sta venendo sempre più frainteso negli ultimi tempi, che per esempio uno gira, fa su giù da sta scala qua e camper, e perché se sta lì fermo, non già per la mappa. Boh, credo che tutti, bene o male, in almeno alcune mappe abbiano una zona preferita in cui combattere, una bandiera, per così dire. Punti in cui noti che si fanno più facilmente kill col proprio stile di gioco. E quello non è camperare, è semplicemente il proprio stile di gioco. Riferendomi a questo discorso, molta gente, diciamo, rompe, per così dire, non a me, però sento che rompe perché comunque vedo che ad alcuni dicono, sì, vabbè, molto vago come discorso, però, per esempio, se uno famoso fa una determinata cosa, va bene, quando un altro la fa gli danno del camper perché così, o gli dicono, ma sto tizio ha fatto così, cioè è una cosa che da vedere veramente mi deprime, se devo essere sincero. Però, boh, non posso farci niente. Cerco di evitare queste cose. Perché, vabbè, quelli famosi, voglio dire, sono giocatori normali, non sono dei dei. Magari c'è qualcuno ancora più forte, più bravo, però non registra, che ne so. Boh, spero che abbiate capito ciò che intendevo. Ormai la partita sta per finire. Come vedete, ho tentato due volte, ma rimarrete delusi, anzi, per meglio dire, io rimarrò deluso più di voi ancora. Però vabbè, se non vedete arrivare subito le vostre richieste perché ne ho una trentina, quindi boh, comprendete
che non sono Dio e quindi un episodio al giorno può anche bastare. E boh, spero che vi piacciono i video come sempre. Vedo che state crescendo, 316 l'ultima volta che ho visto, mi sembra. E adesso il mio obiettivo è 400. Vabbè, l'avete capito ormai, vado di 100 in 100. E quindi beh, questa partita è finita, diciamo anche. E ci vediamo al prossimo episodio, che arriverà subito domani, spero. Ciao ciao.